stato, che cosa sarebbe accaduto. Le insidie, dico che si nascondano per questa cosa. Guardate che qui non è un problema solo che riguarda i nuovi assunti. Questo è un problema che riguarda anche noi titolari e gli uomini, come si diceva una volta. Ora, tempo indeterminato, perché anche qui le parole sono importanti. A tempo indeterminato è trasformabile. Di ruolo sapeva più di definitivo. Mentre questa idea che noi siamo tutti precari, insomma, è diventata consistente per tutti. Quindi capite che voglio dire? Noi, questo albo regionale, a cui attingeranno territoriale, che è diventato territoriale, lo diceva il preside, a cui attingeranno i dirigenti scolastici per la chiamata diretta, sarà costituito anche dagli insegnanti in soprannumero. Questi rischiano di entrare dentro questo albo territoriale. Un insegnante di ruolo con 30-40 anni che già oggi viveva una condizione vergognosa, perché la casa sua se ne doveva andare a ricominciare a viaggiare, è il mio diritto, perché non deve coincidere e coesistere col diritto degli altri? Ma siccome non governano il caos, non lo governano, si sta spiaggiando tutto, e le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie già di fatto non ce ne sono, colleghi, non ce ne sono, come saranno? Chi potrà più fare? Ormai si ridurrà a due categorie in assoluto a poter fare assegnazioni e utilizzazioni: le lavoratrici madri e quelli con la 104, nessun altro. Non ci saranno i posti, pur rimanendo il principio. E quelli che fanno mobilità volontaria, lo sapete che nell'articolo 8, l'altra questione insidiosa, nell'articolo 8 si parla anche di chi fa domanda di mobilità volontaria. Cioè io, un altro anno, che sono a Sivello, avrò il terrore di fare domanda per avvicinarmi a casa, ma capite? Sì, perché viene. Ma capite? Perché potrei finire anch'io in quell'albo territoriale. Quindi, guardate che quando non vogliono cambiare, e quando a volte noi pure cadiamo in... ci facciamo prendere dall'attenzione verso le questioni grosse. Ma guardate che quelle più sottili sono quelle più pervasive, quelle più devastanti, quelle che non appaiono, no? E l'articolo 22, andate a guardarvelo, voi leggetelo, ma l'articolo 22 parla del fatto che si mette in discussione la contrattazione, e quando parlo della contrattazione non parlo soltanto della contrattazione di istituto, parlo del fatto che può essere avocato a sé dal governo attraverso decreti anche l'organizzazione del lavoro tipo permessi, assenze e anche la retribuzione. Cioè io potrei decidere, dirigente scolastico, di stabilire quando ti ho chiamata quanto ti devo pagare e per quanto tempo ti devo pagare. Nell'articolo 22 viene declinata questa questione, anche la retribuzione, perché chiaramente. Ma poi quello che a volte sfugge è che questo è lo smantellamento vero del sistema pubblico, mentre per inciso continua il finanziamento alle scuole private, mentre per noi non avevano i soldi del contratto, per noi non ce l'avevano i soldi del contratto, eh? Ora li hanno trovati come sempre per le scuole pubbliche e li hanno ridati alle scuole pubbliche. Scusatemi, alle scuole private, non ho niente contro le scuole private per principio, però abbiate pazienza, ci sono priorità e poi c'è uno Stato che è laico e che deve garantire a tutti l'istruzione. Sono morte persone perché questo sia. Un'altra cosa, perché non si parla mai di scuola materna? Nemmeno qui, nella scuola dell'infanzia, dove si giocava un livello altissimo di pedagogia. La scuola dell'infanzia rimane nel limbo, non è niente, non rientra nel sistema della filiera della conoscenza ed è obbligatorio solo l'ultimo anno. Nessuno parla di obbligo a 18 anni, ma di che stanno parlando questi? Come al solito parlano di alternanza scuola-lavoro, non so se ve lo ricordate anche questo, che era del cavaliere. Anche questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro, ma scusate, dove sono le imprese? Di quelle di cui parlava Arcangelo? Quelle lì ce l'abbiamo, quelle che poi potrebbero condizionare le chiamate dirette. È chiaro che poi per i dirigenti scolastici
scolastici diventa un'arma a doppio taglio. Laddove ci sono questi geneticamente modificati che considerano la mia scuola e già lo dico, i miei docenti, la mia, la tua, che cosa? Non è la tua, tu sei un lavoratore di questo, la mia scuola e i miei docenti. Laddove ci sono questi dirigenti, poveri docenti che ci saranno, laddove ci sono dirigenti responsabili e dove sentono il peso di queste scelte, sarà da morire in una condizione bella, normale, buona, sarà da morire per la responsabilità pesantissima. Ma voi quali contenziosi, colleghi? Quali contenziosi che abbiamo sempre meno armi? Per fare un ricorso bisogna pagare un botto di soldi che in relazione al reddito di contributo unificato, anche questa è una norma che introdussero, perché eliminarono la conciliazione d'arbitrato nella precedente legislatura. E quali strumenti avremo per difendere i nostri diritti e le nostre rivendicazioni? Come? Sempre di meno. Fermo restando che se se ne va a far, si strabbenedire il contratto di lavoro, abbiamo chiuso. Certo, voglio dire che una parte di responsabilità noi ce l'abbiamo in questi processi. Vi spiego in che termini, perché altrimenti non ha senso fare sempre discorsi in cui forse un po' più di protagonismo all'interno delle scuole avremmo dovuto riprendercelo quando avevamo la possibilità di farlo. Perché guardate, il collegio dei docenti sarà trasformato da organo deliberante in organo propositivo. Allora, faccio una proposta, se vi piace, la pensa, non mi piace. Oggi decide il collegio dei docenti. Quante volte abbiamo delegato all'interno dei collegi dei docenti? Non è che lo dica chiaramente per questo, io parlo per le esperienze che ho. Abbiamo approvato, abbiamo preso decisioni all'interno dei collegi dei docenti quasi all'unanimità, in una scuola addirittura approvato unanimemente l'abolizione del giorno libero, te lo ricordi dove? Lo approvarono, tra l'altro materia e competenza che non è affatto del collegio dei docenti, e poi volevano essere difesi, ma questa è un'altra discussione. Capite che voglio dire? Sì. Quante volte abbiamo lasciato correre, non ci siamo presi il protagonismo che forse dovevamo? Nella scuola elementare vogliamo fare un ragionamento serio, facciamolo. Mentre la riforma Gelmini chiedeva numerosissime vittime dappertutto qui da noi, gli organici a nord tenevano, perché c'è stato un ragionamento di prospettiva che riguardava il tempo pieno. Qui molti non l'abbiamo voluto, tra dirigenti e collegio dei docenti non l'abbiamo voluto, perché lo sguardo lontano non ci appartiene. E poi facciamo un altro ragionamento: le 18 ore torneranno, vedete, la cosa delle 24 ore tornerà, perché è tutta qui dentro nell'articolo 22, quando io posso rimodulare al di là e al di fuori del contratto di lavoro, faccio quello che voglio, organizzo il lavoro secondo modalità e tempi che io mi do, decido la retribuzione e quindi posso fare quello che voglio. Le 18 ore, vi ricordate, colleghe, quando ci fu quella campagna per cui noi dicevamo non accettate più di 18 ore perché c'è un problema? Da una parte togliete spezzoni di orario ai supplenti e dall'altra state sostanzialmente, laddove venivano a chiedere, intendo, sostanzialmente derogando al contratto. Il contratto dice che all'interno del tuo profilo tu hai quelle ore. Guardate che le abbiamo prese tutte più di 18 ore. C'è stata la gara che si prendeva 20, 24, 23, è vero o no, colleghi? Scusatemi, perché sennò parliamo di un altro mondo. Allora, quello che voglio dire è che a volte alcuni comportamenti nostri all'interno della scuola, quelli che ci sfuggono, quelli che sembrano l'ordinario, il quotidiano, che non sono grandissimi gesti eclatanti, però quelli segnano, hanno detto si ammazzano tutti a farli, facciamogli rifare tutti, compresi nel prezzo. E la vedete, e così è. E così faranno ancora. Questa questione delle 24 ore tornerà. Guardate, lo sciopero del quando è stato lo sciopero di il 5 maggio è stato un successo, non si era mai vista una percentuale così.
nel senso delle cose, nel muoversi. Quando c'era il vecchio e ora c'è il giovane. Quindi non ci si può fermare. E noi abbiamo d'intesa, ma con tutte le organizzazioni sindacali, c'è la CISDA, ci sono anche i COPAS, forse solo, sì, tutti siamo, tutto l'arco costituzionale. Una cosa ve la devo dire, io non sono per l'unanimismo a tutti i costi, non credo che si debba necessariamente andare d'accordo per forza. Ci deve essere il rispetto delle posizioni.